Cari amici, benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Io sono Massimo Pava, trader e speculatore sportivo. Mi conoscono in diversi, ma non in abbastanza per adesso. Oggi vi voglio parlare delle migliori app per fare analisi durante il live in un trading sportivo. Nell'immagine che vedete sopra, un'immagine in diretta, io sto seguendo adesso la partita Inter-Napoli, siamo al 37esimo minuto e 15 secondi, risultato di 0-0, e vi sto facendo vedere due diverse app che danno delle indicazioni. La prima sopra la conoscete, credo tutti o per la maggior parte di voi la conoscono, ed è SofaScore. Ovviamente ha dei grafici a barre che rappresentano un minuto. L'altra sotto invece, se avrete la pazienza e la cortesia di seguire il video per una buona serie di minuti, ve la spiegherò perché fa la stessa identica analisi, però dà dei dati completamente migliori, cioè dà dei dati maggiormente interessanti. Direi che possiamo iniziare la disamina di queste app e prima però direi di partire con la sigla. Ah, io ho guardato bene dappertutto, ma la sigla non l'abbiamo. Papà, basta con questo training sportivo. Finisci di spolverare e vai a cercarti un lavoro serio. Sì, finisco di spolverare la tua scrivania e arrivo subito su per il piano superiore. Amici, se mi sentite parlare piano per un pezzo è perché sono un po' in difficoltà in questo periodo. Allora, vi stavo dicendo, io utilizzo prevalentemente questo sito e questa sera ve ne farò vedere almeno un altro per quanto riguarda la live della partita, no? Perché per il pre-live, per l'analisi prima della partita, sapete che io utilizzo prevalentemente questo sito che è diretta, ne abbiamo parlato molte volte e magari, se siete interessati, magari un video anche su queste modalità di analisi, basta che lo scriviate sotto ai commenti qui nel video e cercheremo di farne uno prima possibile. Oltre a questo sito, nella pre-analisi utilizzo SoccerStats lo utilizzo più che altro per le fasce di gol, per farmi tutta una serie di altre analisi, però parliamo sempre di analisi pre-match. E poi il sito che utilizzo di più è questo, che è 1x2stats.com, è questo sito che utilizzo di più perché dà una visione molto molto più completa a quello che mi serve nella considerazione sempre pre-match. Durante la live invece, se non ho completamente la possibilità di vedere la partita in tempo reale, e ve lo dico subito, io la partita cerco di vederla sempre e di non fare trading su partite che non vedo, utilizzo questo sito e un altro sito che vi andrò a presentare dopo. Attenzione, non ho affiliazioni di nessun tipo, non mi interessa sapere se utilizzate uno o l'altro, io vi sto solo dicendo cosa faccio io e non intendo certo dirvi cosa dovete fare voi per andare meglio nella vostra analisi, nell'interpretare la partita o quello che è. Per me è sempre meglio vederle le partite e sarebbe meglio vederle in tempo reale. Questo sito qua, SofaScore, è comunque un sito che io ho utilizzato per diversi anni, l'ho considerato sempre il migliore, però a un certo punto ho iniziato a pormi un po' di domande. Perché? Allora, questo qua è un grafico a barre, uno di quei grafici che si trova anche nel trading finanziario, si trova a barre, candele, a linea, cioè ce ne sono diversi, questo è stato impostato a barre. Qui abbiamo la partita finita ormai, quella che stavamo guardando prima in diretta, è la partita fra Inter e Napoli. La differenza sostanziale fra questo sito e altri siti non è sul tipo di grafico, ma sul tipo di informazione che il grafico ci viene a dare.
ma andiamo per gradi. Queste che vediamo allora sono le barre del grafico, quelle sopra sono dell'Inter, che sono accompagnate dal simbolo dell'Inter, quelle sotto sono del Napoli. Poi andremo a fare un confronto fra l'informazione di questo sito e l'informazione di altri siti, e se avrete pazienza di arrivare in fondo al sito, a questo video, che non sarà lunghissimo, però sarà denso di informazioni che servono per andare a lavorare, per fare il trading vero, vedrete che poi si utilizzeranno tutti, sì, ognuno avrà il suo punto di vista, però vedrete che ci saranno delle informazioni che sostanzialmente cambieranno il vostro modo di vedere, come ha cambiato, come hanno cambiato il mio. Allora, ogni barra che vediamo segna un minuto della partita, e ci sarà un'interruzione tra il primo e il secondo tempo, lo vediamo da questa distinzione, questo è il primo e questo è il secondo. E cosa fa questo grafico? Ci indica i momenti in cui una squadra fa più pressione dell'altra. Il problema qual è? Il problema è che il sito SofaScore ci dice sì, tutta la nostra attività è regolata da un complesso algoritmo che non vogliamo e non possiamo spiegare, però la parte informativa è poca, no? Perché noi adesso vediamo qui, ma non riusciamo a capire cosa si sta effettivamente svolgendo nella partita, perché qua noi vediamo che c'è stata una leggera pressione per diversi minuti da parte del Napoli, l'Inter inesistente in campo, eccetera eccetera. Poi c'è una crescita esponenziale dell'Inter, e in questo minuto effettivamente la barra cresce molto, ma è stato anche un minuto dove sono arrivati tre tiri in porta, due dei quali sono stati dei salvataggi da parte del portiere del Napoli, cioè tiri in porta che si potevano tramutare in gol. Partita che continua sempre nel segno dell'Inter. C'è stato un piccolo minutino di introduzione da parte dei giocatori della squadra del Napoli, poi si continua a Inter tutto il tempo, e poi c'è una serie di barre che chiamano Napoli. Qui non c'è una gran pressione, però vediamo che arriva il gol, e è difficile da interpretare questo grafico se non si sta guardando la partita. Secondo tempo inizia anche questo in maniera abbastanza roboante per l'Inter, ha una buona serie di minuti dove sta tenendo una notevole pressione, poi tutto cambia, e qua vediamo che è tutto Napoli fino alla fine della partita. Arriva il gol ovviamente del pareggio, e poi è sempre Napoli che ha avuto anche occasioni per andare in vantaggio, e questo qua è il film della partita. Ora la parte importante per me è avere questo tipo di informazione, e questa informazione che prendo da SofaScore. E altre cose che posso cercare su SofaScore è la classifica, scusatemi, la non mi viene adesso la parola, la formazione, ecco, mi stavo un attimo, la formazione. Nella formazione ci saranno anche i cambi, e questo mi serve però soprattutto prima, anche questo prima del match, per farmi una sorta di tabella sui giocatori. Qui abbiamo ovviamente i sostituiti e quello che ne viene fuori. Marcatore lo troviamo sulla sinistra, qui abbiamo una cronaca, diciamo, di quello che fanno i giocatori in campo, il gol che è arrivato all'81esimo, e stiamo guardando ovviamente una partita verso la fine. Questi sono anche dati che si vanno a guardare prima, e queste sono votazioni proprio degli scommettitori che utilizzano, scrivo scommettitori perché sono sicuramente delle soluzioni da scommettitori. Il 73%, cioè 33.265 persone hanno votato che avrebbe vinto l'Inter, e 73%, il 14% indicava pareggio, e solo il 13% una vittoria del Napoli.
Cosa per noi fondamentale è l'XG, che è l'Expected Goal, e questo lo possiamo trovare sul primo e secondo tempo, lo possiamo anche suddividere fra primo tempo, possiamo vedere anche primo tempo. Al primo tempo c'era un'aspettativa di gol per l'Inter di 0,70, per il Napoli era di 0,50, c'era una leggera prevalenza da parte dell'Inter. Se andiamo a vedere poi il possesso palla, nel primo tempo è stato 49% per l'Inter e 51% per il Napoli. Andiamo a vederci qua se il dato può essere considerato corretto. Beh, 49-51, guardando il grafico del momentum, non posso dirlo, perché ovviamente bisognerebbe contare le barre, probabilmente, come si dice, e non dobbiamo confondere la profondità delle barre, no? Perché ora il possesso sarà uno dei dati che questo grafico ci dà, ma ci servono altri dati per capire cosa sta succedendo nella partita. E questo è un sito che io ho utilizzato per tantissimo tempo, sto ancora utilizzando perché lo vado a scontrare con altre modalità informative per avere un'opinione più vicina possibile alla realtà, cioè dire sì, mi posso aspettare un gol in questo momento? Sì, no, in questo momento probabilmente me lo potevo aspettare, in questo momento me lo potevo aspettare, in questo momento me lo potevo aspettare, ma per me, per il mio modo di lavorare, è molto interessante ed è fondamentale capire più o meno quando potrebbe capire, quando potrebbe cambiare il risultato, perché è proprio il risultato che cambia che fa la differenza nel mio modo di lavorare. Ma andiamo avanti con questo tipo di statistica che stiamo guardando sul primo tempo. Il resto, per buona parte, ci dà indicazioni che possiamo trovare anche in altri siti. Faccio un esempio per tutti: su Diretta, no? Diretta.it, questa è una statistica che posso trovare, con l'eccezione però di questa parte, che sono le grandi occasioni, oppure le grandi occasioni da rete mancate, che possiamo tenere in buon rilievo. Su altri siti non li troviamo, e qui abbiamo avuto una grande occasione a testa nel primo tempo e una grande occasione da rete mancata a testa nel primo tempo. E a tale fatti, però, guardando la partita, le grandi occasioni a reti mancate per l'Inter nel primo tempo sono state due, perché ci sono state due parate del portiere, ma due parate non di routine, due parate nell'arco di due tiri proprio uno dietro l'altro, che potevano tramutarsi tranquillamente in gol. Poi tiri in area è anche un dato, e tiri fuori area anche un dato, perché negli altri siti possiamo trovare tiro in porta, ma tiro in porta potrebbe anche essere un retropassaggio del portiere, per cui ci andiamo a trovare, insomma, ci andiamo a trovare un dato che non è propriamente, insomma, di pressione o quello che ne viene fuori, no? Anche qua, ad esempio, questo dato, possesso perso, abbiamo 44% per l'Inter, 53% per il Napoli, i dribbling, i cross, le palle lunghe, cioè è un po' più dettagliato come gli intercetti, i salvataggi, è un po' più dettagliato. E poi possiamo trovarci anche per singolo giocatore, ad esempio questo è Di Marco, che ha avuto un'aspettativa gol di 0,03, però andiamo a vedere dove sono finiti i suoi gol. Questo qua è stato un gol per Darmian, oppure vediamo qui Thuram, che ha fatto un tentativo di gol che è stato salvato. Qui abbiamo Darmian, che ha fatto ancora un tentativo salvato da un assist. Qui abbiamo un altro tentativo salvato di Martinez, Lautaro Martinez, e così via. Cioè, ci rendiamo un po' conto, stiamo sempre parlando del primo tempo, della mappa dei tiri in porta. Ma noi questo tipo di informazione ce ne facciamo gran poco ad averla dopo,
Questo tipo di informazione qua dobbiamo cercare di averla durante la partita e sarebbe una cosa fantastica che nell'algoritmo complesso di SofaScore queste cose venissero fuori sulle barre, no? Perché abbiamo subito un'informativa. Esempio, se qui un giocatore mi fa un tiro in porta che ha un certo rilievo, che poteva essere un gol, che è stato parato, sarebbe bello vederlo descritto direttamente nella barra di un minuto, perché qua riusciamo a capire anche cosa sta effettivamente succedendo. Sì, stanno attaccando, però un conto che mi prendi un palo, un conto che sul palo mi fai una ribattuta e para il portiere, un conto è la partita, insomma, riesci a interpretartela in maniera differente. E stiamo parlando sempre di analisi che sono a disposizione di chi non riesce a vedere la partita in live. E allora su questo sito qua riusciamo ad avere una parte informativa tutto sommato, insomma, buona, ma che io non considero abbastanza. Parlo sempre per la parte di live, insomma, questo è. Fine partita abbiamo gli highlights, ovviamente ti fanno vedere le parti salienti della partita e quello che è. Cosa però importante anche da tenere in considerazione è che questo grafico del momentum lo troviamo anche a partita finita, cioè se vogliamo andarci a vedere qualsiasi partita del campionato, anche dal primo turno in avanti, ce la troviamo, cioè riusciamo a vedere come si è tramutata la pressione e anche per le analisi pre-match delle partite dopo, comunque sono indicazioni che ci tornano utili, e questo qua. E cos'altro posso dire su questo sito? Questo sito penso che ormai sia conosciuto da tantissimi, sia che sia utilizzato, conosciuto da tantissimi. Vabbè, ovviamente stavamo guardando sempre il primo tempo, andiamo a vedere un po' il secondo tempo di questa partita. Anche qui ci sono anche le quote pre partita su ovviamente i principali book, non ci sono le quote di Betfair, però insomma a occhio e croce riusciamo comunque a capire. Ci sono differenze perché questa, ad esempio, è una quota pre-match e questa è una quota live, è l'ultima quota live, per cui bisogna anche queste cose qua saperle riconoscere al momento opportuno, se no ci sembra che ci sia una chissà quale differenza sulla valutazione di Booker, che non è così. Allora la quota del pareggio pre-match era 4,20, 4,20, qua 1,30 è la quota del pareggio verso alla fine del match, perché abbiamo poi l'Inter a 5, il Napoli a 9,50 a fine partita, però se andiamo a guardare il Napoli stava anche facendo la partita e magari andare a bancare un risultato esatto sarebbe stato anche una modalità di fare un buon risultato. Finita 1-1, avremmo perso, ma avremmo perso poco per guadagnare molto, ma non è di questo che voglio parlare. Qui abbiamo le statistiche del giocatore durante le partite, poi una valutazione che dà SofaScore, e l'abbiamo sia per i giocatori in campo che quelli sostituiti, ovviamente. E direi se possiamo di passare al prossimo sito, in maniera che possiamo confrontare i dati di SofaScore con l'altro sito che vi presento subito. L'altro sito è Pacball, che troviamo su pacball.com.
Un sito, vi dico subito che non è completamente gratuito, c'è una versione a pagamento, ribadisco, non ho nessuna affiliazione, per cui poco mi frega se poi andate a utilizzarlo o no, però dà una serie di dati, dà una serie di dati che non riusciamo a rilevare in altri tracker simili a questo o a quanto abbiamo visto prima. Perché ci dà una parte informativa, sì, la pressione piuttosto che altri dati, ma ci dà anche la possibilità di vedere subito da cosa deriva questa pressione, cioè se c'è un calcio d'angolo, se c'è un tiro in porta, se c'è un tiro ribattuto, se c'è un cartellino giallo. Mentre SofaScore ci dà solamente il cartellino rosso piuttosto che il gol, piuttosto che il rigore, è finita lì. Ha un'interfaccia che è molto semplice da capire, però tutte le partite per andarsene a cercare, insomma, non è che ci si metta poco, poi ci sono sempre i tasti preferito e tutto quanto. Come dicevo prima, questo è un sito a pagamento che però ha la possibilità di utilizzare una parte gratuitamente, e per quanto mi riguarda, con la parte gratuita riesco a fare quello che mi interessa. Nella parte a pagamento ci sono magari l'expected goal a 10 minuti piuttosto che altre informazioni che però possiamo ricavare anche in altre modalità senza dover pagare un abbonamento a un sito. Poi insomma, se uno magari lo prende proprio in simpatia, insomma, questo potrebbe essere importante. Andiamo magari a prendersi una partita. Nelle versioni libere potrebbe essere che qualche volta venite interrotti perché avete utilizzato troppo il sito. A me non è mai successo fino adesso, di partite ne ho viste tante, però potrebbe essere un'evenienza che è segnalata. Andiamo a vedere, magari sta partita qua, vabbè, adesso sono tutte partite un po' così, però vabbè, ne prendiamo una a caso, tanto non è che dobbiamo fare. Ecco, questo qua è il... Ecco, questa, vedete, è l'interfaccia dove vediamo le stesse identiche barre. Dopo magari torniamo sulla partita di Inter-Napoli perché andremo a vedere la differenza di barra della partita di ormai di ieri, perché io la stavo guardando ieri in diretta, poi ho dovuto tradarla, per cui non sono riuscito ad andare avanti con il video, e vedremo la differenza che ha. Intanto abbiamo subito sott'occhio questa serie di dati che sono importanti, ok? Gli attacchi pericolosi, la pressione subito 40-59, i tiri, i corner, il possesso ovviamente adesso è messo considerato male, i cartellini, i gol, adesso le squadre sono 2-2-1 e gli attacchi normali che sono 56-54. L'interfaccia cosa ci dice? Ecco qua, ad esempio, questo al sesto minuto c'è stato calcio d'angolo. Vediamo che abbiamo, insomma, le nostre barre sono sempre di 1 minuto, però qui c'è pressione e il gol che ci arriva. Perché? Però possiamo capire che c'è un calcio d'angolo, possiamo capire che magari il gol è arrivato proprio con un tiro in porta da calcio d'angolo, e potrebbe essere anche un'occasione ghiotta per dire ok, calcio d'angolo, posso entrare, oppure se sono un under posso uscire o mi posso regolare, ma perché attacco abbastanza pesante, attacco abbastanza pesante che scaturisce in un calcio d'angolo, tiro dal calcio d'angolo, tiro in porta e gol. Cioè, queste sono informazioni che ci danno una certa differenza. Poi riprende la partita, c'è un attacco da parte dell'altra squadra, e anche qua vedete che abbiamo un tiro che va a segno, non che ha segnato il gol, però va nello specchio della porta, va perlomeno nell'aria. E la pressione della squadra sotto continua, e anche qua va a scaturire
in un altro tiro in porta al 12° minuto. Anche qui le barre sono sempre un minuto. Poi abbiamo un po' di partita altalenante e vediamo insomma che c'è la squadra in svantaggio, però che sta tenendo, no? Altro calcio d'angolo, e questo è un tiro che va fuori target, no? Però abbiamo un altro calcio d'angolo. Cosa vuol dire? Che c'è stato un tiro, magari è uscito, la squadra continua ad attaccare, però ha un altro calcio d'angolo. La pressione aumenta anche qua, perché abbiamo prima un tiro che va fuori. Poi abbiamo un tiro che va in porta con il gol segnato e siamo al 23° minuto. Vedete che questa qua è una parte informativa che è completamente differente rispetto a quella che ci dà l'altro sito che abbiamo visto prima. E capite che abbinando magari parte informativa di uno, la parte informativa dell'altro, se non si ha possibilità di seguire la partita, ci si trova in una situazione molto molto più agevole, no? Questo è senz'altro. Questa parte che troviamo più scura rispetto all'altra è la frazione di gioco. La frazione di gioco è suddivisa qui di 15 in 15 minuti. Nell'ultimo periodo di gioco sono conteggiati anche i minuti di recupero, per cui non troveremo 46, 47, 48. Questo è un dato che dovremmo ricavarci al di fuori. Ora siamo nel secondo tempo, siamo al 56° minuto. E qua vediamo solito discorso, tiro e gol, però pressione qua è da un certo periodo in avanti, pressione e possesso palla, lo vediamo a occhio perché qua non so il motivo perché non sia riportato, ci dà ovviamente un'occhiata, ci dà possibilità di dare un'occhiata un po' diversa. Rispetto al sito di prima. Cosa aggiungere qua? Ci sono sì delle altre cose a pagamento, ci sono delle altre cose a pagamento, però per il mio modo di vedere non servono, se qualcuno all'inizio, perché magari si deve pagare già una piattaforma professionale per fare il trading e deve recuperare tutta una serie di informazioni in un altro modo, io direi che possa comunque andare bene così. Cioè, i dati che riusciamo a ricavare gratis sono comunque di più di quanto si riuscirebbe a ricavare dagli strumenti che già conosciamo. Insomma, questo direi che diventa una cosa per noi utile, molto 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 utile. Ho solo un'altra cosa da aggiungere. Qua rivediamo l'immagine che abbiamo messo all'inizio del video, no? E abbiamo il momentum sia di un sito sia dell'altro. Vediamo che le informazioni che stiamo ricevendo sono completamente differenti sotto certi aspetti, eh? Qui abbiamo come se fosse sempre una continua tenuta da parte del Napoli. Non dico chissà quale pressione, ma in realtà dei fatti non è così, perché sì, c'è un po' di Napoli, c'è un po' di Inter, c'è un po' di niente, c'è un po' di Inter. Qui abbiamo un tiro fuori, qui abbiamo un tiro fuori. Poi quando inizia la pressione vera e propria e la vediamo in maniera differente tra un sito e l'altro, arrivano i tiri fuori, arrivano i due tiri ribattuti dal portiere. Vediamo, questo è il terzo tiro fuori che è stato fatto. Insomma, cambia completamente la struttura della partita e siamo nei primissimi minuti, perché abbiamo avuto un primo scaglione di 15 minuti, poi qui siamo che sta trascorrendo il secondo e qui siamo
praticamente al terzo scaglione, poi dopo poco arriverà il gol. La qualità dell'informazione fa tantissima differenza per noi. Volevo solo aggiungere questa parte per tornare proprio sulla partita che stavamo seguendo a inizio video in diretta. Abbiamo delle informazioni che io ritengo parziali, che andiamo poi a completare con altre finestre aperte in altri siti o nel sito stesso, ma che su questo riusciamo ad avere in maniera molto molto più completa. Ecco, io volevo solo aggiungere questa cosa qua e è giusto che ci pensiamo sopra. Io vorrei presentarvi anche degli altri siti. Vi darò solamente magari per oggi le indicazioni per andarvi a vedere, però bene o male questo Pacball è quello più completo ad oggi che io ho trovato. Se ne avete anche voi magari da segnalare, scrivetelo nei commenti, che farà bene a me e farà bene anche a qualche altro collega che magari non è a conoscenza di questi siti qua. E vi do un altro paio di nomi per la parte in diretta e vediamo che magari vi servono. Ecco, vi darò solo questo. Io non l'ho installato nel mio PC perché non lo utilizzo, però ve lo voglio segnalare lo stesso perché è un sito che va bene se non abbiamo possibilità di stare in casa a vedere la partita. Io per questo non lo uso, perché non sono abituato a fare trading col telefonino piuttosto, però questo sito che si chiama FotMob e lo cercate, vi darà la possibilità di installare anche direttamente sull'orologio l'app, in maniera di poterla consultare se siete al bar piuttosto. Però non è propriamente la cosa, sarebbe più che altro se dovete fare qualche scommessa dell'ultimo minuto, queste cose qua, ma non è il mio modo di lavorare. Però ve lo segnalo perché magari qualcuno vuol comunque avere una statistica sempre aggiornata e non ha possibilità di stare a casa in quella mezz'ora, o magari deve fare trading nel secondo tempo e vuol vedere come sta andando nel primo tempo, si tiene, invece di tirare dentro e fuori la tasca il telefonino, può vedersi direttamente dall'orologio la situazione, e credo che sia un'app tutto sommato utile per chi lavora in un certo modo. Non è il mio caso, perché io lavoro in modo completamente diverso. Allora, riepiloghiamo. Per le analisi pre-match, e anche qua magari faremo un video, sono cose che spiego anche nei miei corsi, queste qua, e vi lascio in descrizione, eventualmente fosse interessati a fare un corso con me. Faremo un video anche su questi altri siti, se è una cosa che vi interessa. Io utilizzo SocialStat e questo 1x2 stats.com, diretta ovviamente, perché è proprio il sito da cui parte tutto il resto, mentre se vogliamo andare sull'analisi live, se vogliamo avere il dato live, io scontro i dati di SofaScore con questo che abbiamo visto prima, che è molto più completo, però una parte informazioni qua, una parte informazioni dall'altra parte, è gratis e direi che è un buon aiuto che possiamo avere. Importante comunque è il mio modo di vedere, perché ci sono un sacco di colleghi che partite proprio non le guardano, dicono che non è necessario. Per me è necessario guardare la partita, ma per il mio modo di fare trading, perché ovviamente gestisco una parte che è proprio legata al fatto che cambi o non cambi il risultato. Questi sono i siti che prevalentemente io utilizzo.
L'ho detto all'inizio, sono Massimo Pava, sono un trader sportivo e uno speculatore sportivo. Da oggi ho anche la sigla come gli speculatori, quelli importanti. Vi do appuntamento ai mercoledì sera qui sul canale dove faccio in genere una diretta, a volte anche facendo del trading live. Criticatissimo per carità, perché c'è sempre qualcuno che fa il bastian contrario, però perlomeno faccio questo genere di parte dimostrativa condividendo il mio schermo utilizzando un punto it, per quanto essendo residente in Inghilterra ho il punto com, però cerco sempre di fare le cose partendo da un punto di vista come quello di un qualsiasi altro collega italiano o di un appassionato italiano che fa trading sportivo online e per capire anche quali possano essere per voi le difficoltà o le mancanze e sono tante da parte di Betfair, perché non è tutto oro quello che luccica e questo lo sappiamo tutti. Il mercoledì sera alle 20:30 io faccio sempre, quasi sempre, sono comunque con una certa continuità, queste dirette saranno parti informative, di istruzione, ma per istruzione intendo di far vedere cosa, come faccio io, non è che ho la pretesa di essere qua a fare il migliore, a insegnarvi. E una parte dove faccio trading in diretta, live, con denaro reale, con piccole somme, proprio per essere a vostro pari. Direi che per questo breve video, fortunatamente finalmente un breve video, è tutto e per chi vorrà esserci, ci vediamo mercoledì. Se vi è piaciuta questa informazione, un like, al video e iscrivetevi al canale per restare aggiornati e soprattutto per essere avvisati di quando farò degli altri video. Un saluto a tutti e buon trading a tutti.